Bon, je pense que la rupture avec Jung, dont notre collègue a parlé tout allora, à l'heure. Penso che l'evento della rottura con Jung, di cui abbiamo appena sentito parlare, est un bon exemple du mécanisme, de la structure de ces ruptures. È un buon esempio del meccanismo della rottura di queste strutture. Je ne vais pas entrer ici dans la description d'autres ruptures, Adler, Jung, Rank. Non voglio entrare in altre, nella descrizione di altre rotture come Adler. Disons seulement que la véhémence de Freud, dans ces cas, diciamo solo che la veemenza di Freud in questi casi, après avoir fait preuve d'une certaine tolérance, s'explique en une seule phrase. Je le cite. Quindi la veemenza di Freud in questi tre casi, dopo aver fatto prova di una certa tolleranza, si esplica in una sola frase. Cette phrase est tirée de l'histoire du mouvement psychanalytique. Personne ne peut savoir mieux que moi ce que c'est la psychanalyse et qu'est-ce qui, sous son nom, peut être accueilli ou doit être exclu. Nessuno può sapere meglio di me quello che è la psicanalisi e quello che sotto il suo nome può essere accolto o deve essere escluso. Signalons que ce texte, l'histoire du mouvement psychanalytique, a été publié peu de temps après la rupture avec Jung. Segnaliamo che questo testo è stato pubblicato poco tempo dopo la rottura con Jung. Ces exemples suffisent à dégager une tendance dans la manière employée par Freud face aux dissidences. Ces ruptures, nous dit Nuremberg, renforçaient la cohésion du groupe. Questi esempi sono sufficienti per mostrare una tendenza nel modo usato da Freud per affrontare i dissidi. Queste rotture, ci dice Nuremberg, rinforzavano la coesione del gruppo. C'est probablement pour cette raison que le style de Freud dans la gestion des problèmes institutionnels a survécu à sa mort. È probabilmente per questa ragione che lo stile di Freud nella questione dei problemi istituzionali è sopravvissuta alla sua morte. Nous n'allons pas ici examiner le sort des dissidents à l'IPA après la mort de Freud. Non andremo ad esaminare qui la sorte dei dissidenti dell'IPA dopo la morte di Freud. Signalons simplement que c'est justement cette cohésion qui a été privilégiée au détriment d'une éthique conforme à l'invention freudienne. Semplicemente segnaliamo che è giustamente questa coesione che è stata privilegiata a scapito di un'etica conforme all'invenzione freudiana. Freud dit lui-même qu'une association officielle de psychanalyse, comme celle qu'il créa, doit avoir une autorité pour délimiter les champs de la discipline et déclarer étranger à elle certains abus. Freud dice lui stesso che un'associazione ufficiale di psicanalisi come quella che ha creato deve avere un'autorità per delimitare il campo della disciplina e dichiarare estranei, stranieri a ella, contrari alcuni abusi. Quindi possono essere considerati contrari alcuni abusi. Devono essere considerati come contrari. Lacan, come nous le verrons plus tard, reviendra sur ce point au moment de la dissolution de l'EFP, de l'École Freudienne de Paris. E Lacan, come vedremo più tardi, tornerà su questo punto nel momento dello scioglimento della EFP. En attendant, cette tendance au sein de l'IPA se prolongea jusqu'à l'arrivée justement de Lacan. E questa tendenza all'interno dell'IPA si prolungherà fino all'arrivo di Jacques Lacan. Nous savons que l'enseignement de Lacan commence aussi par un échec. Sappiamo che l'insegnamento di Lacan inizia anche con un fallimento. Celui de n'avoir pas pu faire en sorte que ses idées soient entendues par les collègues de l'IPA. Quello di non aver potuto fare in modo che le sue idee fossero ascoltate dai suoi colleghi dell'IPA. La coesione istituzionale était là encore à privilégier et c'est au détriment des idées. La coesione istituzionale era là ancora a privilegiare
a privilégier, et questo a detrimento delle sue idée, la coesione istituzionale. C'est ainsi qu'il fut excommunié. L'argument explicite était celui des séances courtes, mais nous savons désormais que les enjeux étaient bien plus complexes. È così che fu scomunicato. L'argomento esplicito è quello delle sedute corte, ma de brevi, ma noi sappiamo benissimo che le scommesse erano ben più complesse, le sfide erano ben più complesse. Dès lors, la tendance change. Le retour à Freud opéré par Lacan est aussi le retour à l'expérience analytique. C'est celle-ci qui va déterminer les enjeux institutionnels et pas le contraire. Da quel momento la tendenza cambia, il ritorno a Freud operato da Lacan e anche il ritorno all'esperienza analitica. È quella che va a determinare le scommesse istituzionali e non il contrario. Mais avant la création de l'école freudienne de Paris en 64, Lacan avait déjà pris ses distances avec deux institutions psychanalytiques. Ma prima della creazione della scuola freudiana di Parigi nel 1964, Lacan aveva già preso le sue distanze da due istituzioni psicoanalitiche. La Société Psychanalytique de Paris, SPP, e la Société Française de Psychanalyse, SFP. La Società Psicoanalitica di Parigi, la SPP, e la Società Francese di Psicanalisi, la SFP. La première par conviction et la seconde, nous l'avons vu tout à l'heure, parce que la condition de l'IPA pour l'accueillir, à savoir l'exclusion de Lacan de la liste des didacticiens, a provoqué son éclatement. La prima per convinzione e la seconda, come abbiamo visto adesso, perché la condizione dell'IPA per accoglierla, ovvero l'esclusione di Lacan dalla lista dei didatti, ha provocato il suo scoppio. D'une certaine façon, la mort de Freud n'a pas mis fin à la série des ruptures et des crises institutionnelles au sein du mouvement psychanalytique. In un certo modo, la morte di Freud non ha messo fine alla serie di rotture e di crisi istituzionale nel seno del movimento psicoanalitico. On peut même dire que les ruptures font partie de la vie de la psychanalyse. Si può anche dire che le rotture fanno parte della vita della psicanalisi. Dans cet ordre d'idées, ce n'est pas étonnant que Lacan ait dit ici, à Milan, en 1974, en parlant des analystes. In questo ordine d'idées, non ci si stupisce che Lacan abbia detto qui a Milano nel 1974 parlando degli analisti. Je le cite. Cito. C'est un fait d'expérience et d'histoire que les pour peut être non moins douteux que certains contre. È un fatto d'esperienza e di storia che quelli che sono pro, che il pro può essere non meno dubbioso che alcuni contro. Et il en profite pour dénoncer une pente dangereuse dans le mouvement des psychanalystes, la lutte pour le contrôle de la psychanalyse comme facteur de contrôle social. E ne approfitta per denunciare una china pericolosa nei movimenti psicoanalitici. La lotta per il controllo della psicanalisi come fattore di controllo sociale. Au moment de la dissolution de l'EFP par Lacan, 20 années se sont écoulées depuis sa création. Allora, passo sì. Au moment de la dissolution, vous avez dit. Mm-hmm. Al momento dello scioglimento della EFP da parte di Lacan, 20 anni sono passati dalla sua creazione. À l'époque, Lacan était confronté à des situations similaires à celles que traversées par Freud à la Société psychanalytique de Vienne. À quell'epoca, Lacan era confrontato a delle situazioni simili a quelle traversate da Freud con la Società psicanalitica viennese. Des dissidences, des avis divergents, des tensions institutionnelles difficiles à surmonter. Dei dissidenti, dei punti divergenti, delle tensioni istituzionali difficili a superare. Lacan, lui aussi, ne fait pas dans la précipitation. Il prend soin de nous le rappeler. Lacan, da parte sua, non se la prende in calma et ci tiene a ricordarcelo. Dans la lettre de dissolution du 5 janvier 1980, adressée au journal Le Monde, il fait encore le constat d'un échec.
Nella lettera di scioglimento del 5 gennaio 1980, indirizzato al giornale Le Monde, fa ancora la constatazione di un fallimento. L'acte même de la dissolution est une conséquence directe de cet échec. L'atto stesso del scioglimento è una conseguenza diretta di questo fallimento. Mais Lacan, nous l'avons dit, n'était pas dupe de sa mort et il en parle de façon explicite dans sa lettre pour la cause freudienne datée du 23 octobre 1980. Ma Lacan non era zimbello della sua morte. Ne parla in modo esplicito nella sua lettera per la causa pour la cause freudienne datata del 23 ottobre 1980. Il prend soin de préciser que de la mort, il s'en occupe pas. J'ai fait ce que j'ai à faire. Sottolineando, precisando che della morte lui non se ne occupa. Ho fatto quello che c'è da fare. Faccio quello che c'è da fare. Pourquoi, à la veille de sa mort, Lacan se lance dans une telle aventure? Ma perché alla vigilia della sua morte Lacan si lancia in un'avventura simile? Il n'existe pas une réponse unique, commençant par dire qu'il ne voulait pas faire comme Freud. Non esiste una risposta unica. Cominciamo col dire che non voleva fare come Freud. Toujours dans la lettre de dissolution, Lacan met en cause la solution freudienne. Sempre nella lettera dello scioglimento, Lacan mette in causa la soluzione freudiana. Je le cite. On sait ce qu'il en a coûté que Freud ait permis que le groupe psychanalytique l'emporte sur les discours et qu'il devienne en église. Lo cito. Si sa quello quanto è costato che Freud ha permesso che il gruppo psicanalitico vince sul discorso. No, scusate. Si sa quello che è costato che Freud abbia permesso che il gruppo psicanalitico vinca sul discorso e diventi una chiesa e diventi chiesa. Cette remarque lui sert à illustrer ce que l'EFP était en train de devenir et donc ce qu'il voulait désormais éviter. Questa osservazione gli serve da dimostrare che quello che l'EFP stava per diventare e dunque quello che voleva ormai evitare. Il prend cependant le soin de souligner la stabilité de la solution d'ordre religieux, c'est-à-dire une solution basée sur le sens. Tuttavia, si fa carico di sottolineare la stabilità della soluzione d'ordine religioso, ovvero basata sul senso.